per ricominciare da capo, sono pronto a tutti, e invece ci ha fatto vedere quello stupendo, meraviglioso, eccezionale disegno, ma che fa così del male alla cristianità, all'umanità, e che il Gesù del giudizio universale di Michelangelo. Continua a esserci nel nostro inconscio questa paura recondita, che in fin dei conti sì, siamo esseri spirituali che stanno facendo un'esperienza corporea, ma poi alla fine verremo giudicati su che cosa? Se abbiamo mangiato carne il venerdì. Certo che le regole sono importanti, io posso fare digiuno dalla carne tutta la quaresima, ma la faccio io. Non sarebbe meglio che noi, come in quaresima, magari invece di fare il fioretto o l'obbligo di non mangiare carne, ci mettesse dalla Chiesa di Roma magari l'obbligo di pagare le tasse? Forse sarebbe sicuramente meglio. Voglio che stiamo coi piedi per terra, voglio che capiamo che stiamo camminando. Quindi vedi che è possibile, che il mondo può essere trasfigurato. Sì, ma per fare tutto questo c'è bisogno che noi dimentichiamo che siamo l'ombelico del mondo, che il nostro dolore è un pezzettino del dolore del mondo. Che noi, quando ci chiede qualcuno come va, non possiamo che dire: se abbiamo fatto questo convegno va tutto bene, se no non partecipate più ai convegni, perché se no siete come gli altri, che credono che tutto va bene se tutto va bene. Ma se noi siamo esseri spirituali che stiamo facendo un'esperienza corporea, se noi siamo come prigionieri in una cella incustodita, ma la chiave ce l'ho io, nel momento che io ho la chiave ho la soluzione, poi non ce la farò, va tutto bene, ma sono stupido, continuo a dire che va male, allora questo ce lo accetto che lo dica, va tutto bene, stiamo camminando, progredendo interiormente. Stiamo cercando di raggiungere un livello superiore, è faticoso, è doloroso, qualche volta mi fermo, qualche volta torno indietro, perché attorno a noi ci sono tante lamentele, ci sono tanta gente che in fin dei conti va a cercare il pelo nell'uovo, perché intorno a noi sembra che tutto vada alla rovina, perché ogni lutto ci fa dimenticare che noi siamo su questa terra come esseri spirituali, perché ogni lutto diventa un disastro così grande per la nostra povera psiche? Cosa ci fa di male il lutto? Ditemi, che cosa ci fa? Ci mette nella giusta realtà? Che siamo qui per un po' di tempo, che facciamo un pezzettino di strada insieme, noi ci auguriamo che questa strada sia per 80 anni, ma se è per 5, tutti i funerali dei bambini che ho fatto, e ne ho fatti veramente tanti, io dicevo sempre ai genitori: che cosa direste in questo momento? Avete visto il vostro figlio penare per un osteosarcoma, per una leucemia, per un tumore di Wilms? Ok, è stato dolorosissimo e tremendissimo, se potessimo dire così. Però, nonostante tutto, nonostante tutta questa sofferenza, barattereste questa esperienza con qualche cosa? Certo, vorreste che lui non soffrisse, ma se dovesse ricominciare da capo come una necessità, forse che fareste qualcosa di diverso? Forse che i vostri bambini, anche con le loro urla, in fin dei conti li avete potuto tenere al seno, abbracciare, avete potuto piangere con loro. Non era questo a cui vi chiamava la vita? Lo disprezzate? Siete ancora intimorite del dolore che il bambino aveva, del dolore che vi strappava l'anima? Ma in quel momento voi eravate lì, perché dovevate essere lì. Sareste andato da qualche altra parte? E certo che sono discorsi che non si sentono mai fare. Perché non si sentono mai fare? Perché è più facile, in fin dei conti, essere come coloro i quali non hanno speranza. Vivere da disperati fa fine, non impegna, è politicamente corretto, ma non è umanamente corretto. Proprio stamattina in chiesa leggevo un brano che ripropongo anche a voi, perché può andare bene per cominciare a terminare questo discorso. Noi in fin dei conti abbiamo delle certezze, che stiamo facendo un'esperienza. In questa esperienza c'è un inizio e c'è una fine. In questa esperienza la certezza che siamo esseri spirituali è un motore, è il motore della nostra vita. Chiaro, ci preoccupiamo della carrozzeria, ci preoccupiamo dell'esterno, è naturale, è normale. Ma se il motore funziona, che ti importa se esce un po' di freddo da un finestrino rotto? Che ti importa se il motore funziona, se il sedile è un po' sghimbescio? Ma questo ce lo devono dire da bambini, e lo devono dire le chiese, gli educatori, le scuole, lo Stato. Capite? Se non lo dicono loro, chi lo dice? Ed ecco allora che raccontavo oggi delle possibilità di trasfigurazione, e parlavo di un giovane che venne ucciso nell'anno 73, quando opposte diverse situazioni politiche portavano alla morte.
avevo accettato l'idea, racconta Daniele, il fratello di Claudio, un bambino che allora era molto piccolo, 5-6 anni, quando il fratello venne ucciso. Avevo accettato l'idea che Claudio fosse andato in cielo, come mi avevano detto, però volevo anche dimenticare, sentirmi un bambino come gli altri. Invece a scuola, all'oratorio, qualsiasi cosa facessi, ero coccolato, riempito di regali, perdonato. Questo bambino voleva vivere. Ma siccome era il fratello di un ucciso, tutti non lo lasciavano vivere, non erano sinceri con lui. Lo coccolavano, lo riempivano di regali. Ma tutto questo che cosa comportava? Che gli faceva venire in mente che suo fratello era stato ucciso. Se l'avessero trattato con uno schiaffone, almeno aveva da arrabbiarsi con chi gli dava lo schiaffone. Ma tutti gli davano carezze. Perché a me tutte carezze? Perché sono fratello di uno ucciso. Per me non era un bene, ogni volta che ricevevo un bacio, un dono, un abbraccio al posto di una sgridata, subito mi veniva in mente tutto, che era morto Claudio. Preferivo non pensare che a casa la mamma piangeva, il papà singhiozzava sul divano e tutti quelli che entravano erano mesti e tristi e non rideva più nessuno. Ma questi genitori, con tutto rispetto, sia ben chiaro per loro, non avevano chiamato alla gioia questo bambino. Cosa vuol dire essere genitore? Vuol dire che non metti più tu il tuo dolore al centro, ma metti al centro il dolore del tuo bambino. Lo so che è duro e doloroso, Don Sergio, anche io non ci riesco, ma questo ci dicono questi convegni, questo ci dice il sapere qual è la meta. È chiaro che lo faremo sempre coi cerotti, da gente che più rovina, ma non è possibile che a un certo punto una mamma o un papà siano centrati sul loro dolore. È possibile tutto, certo, ma non è conveniente, forse è politicamente corretto. E questo è il passaggio che dobbiamo fare, dal politicamente corretto all'umano. La mamma dice, racconta una cosa che ti riguarda e che tu hai dimenticato. Il giorno dopo Claudio è stato ucciso anche un altro ragazzino, Giannino. Noi non lo conoscevamo, però siamo andati al funerale con mio marito e te. Si parlava di lui come se fosse un amico, perché sapevamo che era amico di Claudio. Un giorno, mentre stavo lavando le camicie in bagno, tu mi sei venuto vicino, piccolino, dice lei, così piccolino, e mi hai detto: Giannino è fortunato perché ha raggiunto la sua mamma che era già in cielo, è fortunato perché la sua mamma non è qui che piange come piangi tu. E allora, sai cosa facciamo, mamma? Moriamo tutti, tu, io e il papà, così andiamo con Claudio e stiamo in pace. Mentre la mamma dice questo, guarda il figlio con malinconia e dice queste stupende parole: Daniele è stato un bambino cresciuto tutto bagnato dalle mie lacrime. Allora riusciamo, nonostante le lacrime, povera mamma, niente da dire, proprio niente, ma sarebbe bello che facciamo tre tende, una per il dolore, una per il lutto e una per la morte. Ok, facciamo tre tende, dice Pietro, non pensa a se stesso, chiudiamole in queste tre tende e poi godiamoci lo spettacolo di Gesù risorto, dell'uomo risorto, trasfigurato. Forse molti di noi non ci arriveranno mai, perché dipende moltissimo come siamo stati educati, come è stato tutto evoluta la cosa, ok, ma sarebbe bello che almeno un milione di volte al giorno dicessimo: è bello per noi stare qui. Un milione di volte, Don Sergio, ma se su 24 ore almeno 18 sono di sofferenza, beh, comincia a far diventare 24 ore di gioia. È possibile, ad una condizione, e adesso ricapitolo tutto. Primo, conosci te stesso. Se conosci tutto del tuo ragazzo, ma non conosci te stesso, quel matrimonio è destinato a fallire. Se conosci tutto del tuo ragazzo, ma non conosci tutto di sua mamma, quel matrimonio è destinato a fallire. Perché in continuo ti arrivano notizie che tu devi metabolizzare. Che fatica essere uomini! Che fatica! Allora i maestri spirituali ci hanno dato delle indicazioni. Primo, conosci te stesso. Secondo, vai a casa questa sera, scrivi su un foglietto in che cosa credi. Scrivilo, va benissimo qualsiasi cosa, basta che ci credi. Perché credere, nella nostra cultura per fortuna, è sempre legata al concetto di responsabilità.